canzone con cui Zucchero si ripresenta al pubblico è una canzone che, diciamo, di fronte alla quale siamo tutti d'accordo, è un peccato morire. È una vecchia storia. Beh, è un inno alla vita, è ovvio, cioè è una roba presa anche un po' dai modi di dire degli anziani e non solo, della bassa, perché quando facevano o mangiavano una buona cosa o gli era venuto un buon vino in quell'annata, dicevano: ah, c'è un vino che è un peccato morire, come dire, capito? È proprio un inno a questa bella vita che, nonostante tutto, vale la pena vivere, è così bella. Senti, tutto questo lo canti in forma di gloria, come se fosse un gloria che fai al Padre Eterno. Sì, è un dialogo tra... Beh, sai che poi, se tutto va bene, speriamo, dovremmo andare verso di lui prima o poi, quindi se non parlo con lui, con chi devo parlare, insomma. E quindi è un dialogo così, un po' ironico, un po' anche così, però molto genuino con chi ci dovrebbe accogliere, insomma, speriamo. In uno dei versi dici: vacca di vita che all'incontrario va. Sì, che in avanti all'incontrario va. Cioè che continua ad andare avanti, ma vorrei che andando avanti si tornasse da capo, hai capito? Ecco, che non finisse mai, che si riavvolgesse tutto, insomma. Esatto, esatto. Dico anche: vorrei rivedere i tempi d'oro prima di fare 101, ora, per spiegare a quelli che non vivono nella bassa o cresciuti nella bassa, c'è un modo di dire che fare 101 vuol dire proprio morire, insomma. Ah, ecco, così. Sì. Era quell'uno in più che segue la situazione orizzontale, diciamo. Esatto. Yeah. Ai piatti pieni a tavola, la gente non strada senza moria. Senti, ci sono questi echi della bassa fin dal titolo, della bassa emiliana fin dal titolo, il titolo che sì. È Chocabec, che non è una parola, uno slang americano, bensì... No, sembra un suono americano, ma non lo è. È in dialetto, è Choca significa che fa rumore e Bec è il becco, no? Quindi è praticamente il becco che fa rumore quando non c'è niente in mezzo, non c'è il companatico. Ed era un modo di dire quando, per esempio, io e mio padre di domenica così cercavo il dolce, a volte non c'era, e lui mi diceva che è di Chocabec. Chocabec era per dirmi, in modo molto così ironico, elegante, o per non farmi, farmi star male, che non c'era niente, insomma. Infatti io aspettavo questo Chocabec, immaginavo che fosse una grande torta di cioccolata, ma non è mai arrivata. Perché non c'era. Non c'era, la sto ancora aspettando. Senti, la cosa che mi sorprende sempre è che tu comunque tieni sempre ben salde le tue radici. Sì. È lì che vai a cercare poi le storie che vuoi raccontare. Partono sempre da lì, dalla tua terra. Sì, sono profonde, grazie a Dio, anche forse perché ho vissuto un'infanzia, devo dire, molto bella, molto sana, e poi il paesino che mi porto dentro quando giro il mondo, insomma, non solo per un fatto romantico, ma anche per i valori che si respiravano che erano forti anche a quel tempo, cioè quando ero piccolo, mi fanno stare un po' meglio se penso a quel paesino lì, che ovvio adesso è cambiato, ma insomma mi fa bene pensare che ci possono essere, come in Don Camillo e Peppone, per intenderci, ci possono essere delle diatribe delle opinioni diverse, dove si può battagliare come cani e gatti tutto il giorno. C'era mio zio Guerra, soprannominato Guerra, maoista, marxista proprio convinto, che battagliava tutto il giorno con Don Tagliatella, nome, soprannome
del prete lì, con cui io tra l'altro avevo un bellissimo rapporto, perché lui mi faceva suonare l'organo e io in cambio facevo il chierichetto, quindi insomma eravamo alla pari. Io non devo niente alla Chiesa e neanche al Partito Comunista, visto che suonavo anche per loro. Sono cresciuto tra sacco e profano, ecco, ma però la sera, quando mio zio, che diceva ma il prete l'ha da per loro, che dice, vuol dire ma il prete l'ha da solo, portagli un po' di uova o portagli una gallina, ecco, questo vorrei che fosse il mondo, che dove si battaglia tutto il giorno, ognuno difende la propria ideologia, ma la sera si rientra nella sfera dell'essere umano. Grazie Sugar. Caro Vincenzo, altrettanto, e che Dio ti benedica. Ma proprio facciamoci benedire tutti e due. Ne abbiamo bisogno. Che ne abbiamo bisogno, che ci serve.